Ciao ragazzi, un breve video per mostrarvi qualche differenza fra le bassline di nuova generazione. Abbiamo TB03 e TD3, belle arrivate fresche fresche. Allora, in sostanza, vabbè, ovviamente partiamo subito dalla dimensione, un po' più grande rispetto alla TB03, la TD3, è molto più leggera, praticamente sembra vuota, plastica, no? Mentre questa qua, Roland, è molto più pesante, è ferrosa, diciamo, un materiale più metallico. Vediamo subito che questa ha lo schermo, che è molto più utile per editing e passare, diciamo, nei menu, mentre qui ovviamente manca e ci si regola semplicemente dalle lucine, in sostanza. Poi abbiamo la funzione tempo che anche è molto vaga, da lento a veloce, no? Infatti la track da lenta a rapida è un po' vago. Manca il blocco dei knob sullo zero, che per me è molto comodo, perché comunque già soltanto per il tuning diventa magari problematico, no? È un po' vago, rimane così. Andiamo subito a sentire qualche suono. Questa qua è la TD3. Partiamo così con quasi tutto a zero, ma la resonanza al massimo. Il suono non è male, anzi, secondo me per certi versi è anche meglio. Sentiamo l'altra. Arriva. Suona anche leggermente più forte. Non so, il suono sembra comunque un po' più digitale. Proviamo a aumentare un po' l'inviluppo. Ok, proviamo l'altra. Inviluppo. Sentite proprio una reazione completamente diversa. Ok, proviamo un po' di decay. Ok, passiamo all'altra. Cioè, proprio suoni completamente diversi, li sentite? Comunque sono la stessa tonalità, stesso pattern. Frequenze completamente diverse. Diciamo che la TB03 secondo me mantiene appunto un po' meglio le frequenze per certi versi, nonostante suoni un po' più mediosa. L'accento anche reagisce diversamente. Sentite proprio un accento completamente diverso. Insomma, pro e contro. Insieme, se si vogliono appunto lavorare due bassline contemporaneamente, non è male perché appunto hanno una differenza di pasta che permette di avere dei suoni, insomma, che non si accavallano troppo a livello di fase, magari, o cose simili. E quindi ci si può lavorare, insomma, non è male, sicuramente per questo prezzo non è male. Dietro anche le prese USB, non riesco, vabbè, l'USB qui va grande, diciamo, con l'attacco più grande, non si vede, mentre dietro, oltre all'attacco mix, che permette di mettere gli strumenti lì per uscire, abbiamo l'USB piccola, che peraltro dà anche la corrente. Questo qua esce anche in jack piccolo, l'output della TB03, mentre la TD3 con jack grande. E insomma, a grandi linee sono queste le differenze. Mi sento di consigliarle tutte e due. Beh, io la TB03, quando avevo sentito i test, mi ero predisposto a non comprarla perché proprio è quella che suona assolutamente più distante dall'originale, secondo me. Mentre questa sarà un po' perché più analogica, però all'inizio ha un sound non male. E in più c'ha anche la distorsione che è molto più carina, diciamo, rispetto a quella della TD3. Ovviamente anche la forma d'onda quadra, bisognerebbe testarla. Insomma, sono proprio paste diverse. Va a gusti, diciamo che
secondo me la TD3 è difficile da usare come master, per esempio, proprio perché non gli puoi regolare niente. Anche a livello di pitch, appunto, non arriva a un'ottava sotto, per esempio. Infatti anche nelle istruzioni rimane vaga, dicendo che è circa un'ottava sotto o sopra, quindi anche lì, se uno vuole, cioè non è precisa, quindi, come dire, non è affidabilissima al 100% rispetto a quella Roland. Però come suono non è male, è un po' più appunto analogico, diciamo che mi ricorda un po' di più l'altra, però c'è, cioè, l'originale, ma appunto appena inizia a pacioccare un po' alcune frequenze vanno a perdersi comunque, quindi diciamo che ovviamente a questo prezzo non ci si può aspettare di più. Però diciamo qualche piccolo accorgimento, qualche chicchina si poteva tenere, non dico lo schermo, ma almeno bloccare i knob qua sarebbe stato già carino. E cos'altro aggiungere? Anche il modo di inserire, creare i pattern è leggermente più, ovviamente, come dire, un po' più macchinoso, no? Rispetto alla TB3, che secondo me è un po' più facile, nonostante si somiglino, ovviamente. Però, insomma, meglio prenderle tutte e due oppure optare per qualcos'altro. Diciamo, questa da sola dipende, appunto, sicuramente pilotata da qualcosa, non come master, anche se uno non userebbe quasi mai una bassline come master, però quest'altra dà sicuramente più controllo, diciamo, rispetto a questa. Però come suoni non sono male entrambe. A sto prezzo, se uno ha molto budget, forse è meglio questa, dai. Ciao.